su Spettacolo Mania, Jacopo Dragonetti, come stai? Molto bene, devo dire molto bene. Senti, come si sta nei panni di Edoardo Vianello? Tu lo interpreti nel film dedicato a Franco Califano, che si intitola appunto Califano con Leo Gassman, e tu interpreti Vianello, come si sta nei suoi panni? Sicuramente si sente il peso della responsabilità di un gigante della musica italiana, e quindi doppia responsabilità. Quando si interpreta un ruolo si sente sempre appunto il peso, anche se non è mai esistito. Quando la persona esiste, è ancora viva, senti veramente la carica, che però ti dà anche la spinta di osare e di provare a rendere onore a quello che è stata la sua carriera, la sua figura e la sua musica. Quindi ci sono buttato a capofitto e spero di essere stato degno di questa figura. Tu sei lui anche quando canta, giusto? Esatto, abbiamo registrato le canzoni, due canzoni, Il capello è da molto lontano, e poter anche suonare con i musicisti di Califano, l'arrangiatore di Califano, entrare proprio in quel mondo e riviverlo di nuovo ha aiutato, secondo me, l'atmosfera del film e anche la buona riuscita, spero. Tra l'altro Vianello è stato amico di Franco Califano. Qual è il rapporto che vediamo in questa storia tra loro due, in questo film? Vianello nella sua biografia si è anche definito una sorta di pigmalione di Franco Califano, e nel film si vede come c'è il primo approccio, e poi Vianello è stato bravo a vedere il talento crudo e nudo di Franco e a reindirizzarlo dalla poesia alla musica, e quindi penso che il successo di Franco sia anche dovuto a Vianello. Quindi ringraziamo Vianello per Franco Califano anche. È sua la frase in cui dice: in fondo le canzoni sono poesie con la musica sotto? Esatto, esattamente quella. È sua, sua. Me lo ricordo bene. Comunque bravi tutti, veramente complimenti. Invece per te Califano chi era? O chi è? Per me Califano è il viver maledetto che noi tutti forse abbiamo conosciuto sommariamente, superficialmente, ma che in realtà noi conosciamo la persona pubblica di Califano e la sua essenza privata, che è quella che cerchiamo anche di raccontare nel film, non è stata secondo me ben raccontata a dovere, e questa è l'opportunità per riscoprirla ampiamente, credo. Invece Edoardo Vianello, dai, l'hai ballata una volta nella vita, i Vatussi? Sì, io sono fan di... Io quando ho saputo che feci il provino per Califano all'inizio, ma giustamente non c'entro molto, quando ho saputo che volevano farmi fare Edoardo Vianello mi sono buttato a capofitto, ho ascoltato tutti gli album, letto tutte le sue biografie, autobiografie, e mi rivedo un po' in quel mood sbarazzino, rivoluzionario e futurista per quegli anni. Gli anni 60 lui secondo me stava già avanti, ancora oggi lo ascoltiamo. Quindi. Ti ringrazio. Grazie a voi, Spettacolo Mania, grazie mille, buona giornata.